portate i soldi. Ho delle ragioni. Niente sbirri. Niente sbirri. Qui ci sono gli Alien Cat. 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 Every sound we run, yo. Somewhere run, yo.
Ciao, anche tu sei stanco di fare zapping 600 volte e non trovare mai un cazzo da guardare in TV? È semplice. Alien Lab, sponsor by Mariol, soluzioni per rubare. Hai visto? Hai visto? Partiamo subito con i jingle così. Iniziamo proprio con un livello altissimo, direi. Mamma mia. Ciao Siska. Ciao a te. Ciao Davide. No, no, ciao a te. No, no, ciao a voi. Ciao, no, no. A tutti quanti. Ciao a voi. Non cominciamo. Insisto. Ciao a me. Ok, vabbè. Sì. Ciao a tutti voi che siete qua. Noi siamo pronti per iniziare questa diretta. Oggi inizierà anche il campionato, il torneo della federazione, quindi vi metteremo davanti a scelte difficili e poi ci sarà il video della conferma che io ho pagato la mia, diciamo, cauzione, il mio debito verso di voi, ok? È un uomo di valora. Esatto. Una cosa incredibile, signore, una cosa impensabile. Esatto. Ce l'abbiamo fatta, però. Esatto. Ce l'abbiamo fatta. Voi rimanete sempre connessi, noi iniziamo il viaggio di Alien Lab. Allora, partiamo subito col primo sondaggio, partiamo veloci veloci. Davide adesso vi farà sentire le due tracce che si sfideranno proprio in questo momento, ok? Però io intanto vi preparo, vi faccio capire cosa sta succedendo. Proprio guardiamo... adesso, scusa, proprio adesso. Purtroppo sì. Ok, come vuoi, come preferisci, guarda. Purtroppo sì, bisogna fare così. Allora, organizzazione prima di tutto. Sicuramente. Parentesi. È il nostro forte. Come sempre, come sempre. Oh, se volete non lo facciamo, No, vai. Come volete. Allora, in pratica si sfideranno queste due tracce. Ok, di queste due tracce ne vincerà una, ovviamente. E ci sarà un sondaggio sia su TikTok che su Twitch. Avete 2 minuti di tempo, noi. Per comodità ve le faremo ascoltare.
tutti e due. Davide ve le mix, mega mixerà, si dice così, come si può dire, Sisca, per farla sentire veloci. Ok, sì. Così vi rinfrescate e vi fate un'idea. Ok, votatene solo una, ne vincerà solo una. Oggi avremo tre sfide, ne passeranno solo tre. E per tutte ci saranno altre poi sei giornate, Sisca, perché dovremmo scegliere 18. Capito? È difficile. Non capito, non capito. È un po' come la Champions League, lo segui il calcio? No. Ah, a posto, ok. Chi segue il calcio capirà. Ok, questa è la prima semifinale. E partiamo così, vi facciamo ascoltare le prime due. Votate! Hai visto? Abbiamo già fatto il primo sondaggio e poi dopo alla fine di tutta la diretta decreteremo i vincitori. Sisca, tu cosa avresti votato? Credo Honey. Ah sì? Sì. Cioè quindi sì, vai sì. Contro tendenza, diciamo. Esatto. Ok, va bene, va bene. Alla fine diretta vedremo poi chi vincerà. No, chiediamo il voto di Davide pure, chissà. Vediamo. Davide, cosa avresti votato tu? Sono due bambini, è uguale, lo so, è difficile scegliere, però... Allora, facciamo così, lo aiuto. Secondo me, Daddy Cool è quella più festosa da situazione in pista. Okay? L'altra è più... Bam! L'altra, esatto, è più violenta. Sì, proprio... È più da quando sei arrabbiato e puoi tirare la testa dal muro. Cioè, è più da Mortal Kombat. Esatto. Quindi per quello mi trovo in difficoltà a votare. Però, siccome mi piacciono le cose spinte, voto Honey. Però non conta niente il mio. Ok, no, hanno votato loro. Adesso poi dopo faremo alla fine la stima. Noi però, questo era un piccolo così break. Ce ne saranno altre due durante la diretta. Ripartiamo con il viaggio di Alien Lab. Solita notte da lupi nel Bronx. Nel locale sta suonando un blues da gisto. Lo skin divide al bancone del bar. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Ha! Alla centrale della polizia, il commissario dice che volete che sia. Perché è successo non ci fermerà, il crimine non vincerà. Come fa? Come fa? Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria. SPG! Le facce di fuoco sono miti per
qualche scarro, a qualche industria. Non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Ha fatto qualche sgarro. Arriva, arriva! Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Ha fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Allora ci sono un po' di cose da fare. Iniziamo intanto a ringraziare chi si sta abbonando, grazie. E allora Gianmarco Puosi ha rinnovato il suo Prime, un totale di 21 mesi, scrive sono 21, dai. Grazie mille, grazie anche Gianvito 23, livello 3. Poi abbiamo Danny D, Prime e Merete ha regalato 5 abbonamenti alla federazione. Spam, spam, spam. Siska, saluta un po' di amici in chat che scrivono sia su TikTok che su Twitch. Vai. Allora, ciao condogliere mascherato, Sandro, Gladiatore, Micetta, Anthony, Mirko, Raven the White, Federica. Sandro ci ha salutato. Aspetta che te... Ribelle, Mirko, Robby, Grazia, DJ Francesca, Jasmine, Sabi, Alice. E basta, andiamo su Twitch. Tata Ladra, Danny Tech, Simon Scarabar, Giorgio Davi, Rob Core, Danny Tech di nuovo, Lilith, Sen Game, Salvi, Simo, Terry Mary, Mamma, God, Steven, Rosalbo, Peppe Porno, DJ Lexius e Beatrice. Disturbo? Disturbo? Disturbo. Tu vuoi smettere gasolina,
Io vado ad ascoltare un po' di messaggi vocali che sono arrivati sul nostro numero di WhatsApp, che è 371-356-3837. Io me lo ricordo a memoria e giuro non l'ho letto. Vediamo un attimo cosa è arrivato. Sentiamo. Date uno zannichelli a quell'uomo. No capiccio, no capiccio. Non so di chi stia parlando, secondo me di Fabio. Ma stai scherzando? Poi abbiamo questo, vediamo grandi un po'. Grandi raga, stasera si vola come volano le madonne. Alien Lab, musica che smadonna. Queste cose non si dicono. Va bene, dai, per stavolta va bene, ci stava pure. Poi vediamo qui. Sulle mani, questo è Alien Lab. Ciao Mike, ciao Cobra Steve, ciao Rebe Mick, Stefan, Toto Andrea, Linit, ciao Silvia, ciao Cristina, Peppe Porno, ciao Simo, Lucenzo, ciao Ribelle, ciao Federica, ciao Marian! Come fa? The first of this, I'm not getting back.
back. Allora interrompiamo la trasmissione musicale per effettuare un jingle e lo farò io. Mi prendo, bravo. Mi prendo questo, come dire, onere. Così. Aspetta, ora ho capito che cosa stavi facendo prima col telefono. Ho capito. No. Fino, fino a 3 secondi fa stavo. Guarda, è improvvisato. Sì, mi fa vedere il telefono bloccato. Spento, cioè, capito? È improvvisato, guarda, non leggo nemmeno. Vedrete che uscirà uno schifo. Ok, allora però gradirei un piccolo avvantaggiamento, se possibile. Un po' di reverbero sul microfono. Avuru. Un po' di reverbero, un po'. Ok. E Sisca, fammi solo la base. Solo questo ti chiedo. Solo questo. Solo questo. Grazie. Sai che c'è, nuovo remix. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar.
E adesso sta per arrivare un altro sondaggio, ma prima vi diremo dove ci vedremo sabato. Questo sabato ci vedremo in Trentino, cari amici del Trentino, bellissimo pubblico, che bello rincontrarci, come dice il nostro, io lo chiamo Alessandro, però si corte come cazzo si chiama, così va bene. Quello ha più la faccia da Giacoppo, però va bene. Io so che si chiama Alessandro Greco, Alessandro Greco, ecco, ok. Alessandro Greco. Comunque, si chiama così, ci vedremo all'Happy Ranch di Cembra Lisignago, provincia di Trento, esattamente al Lago Santo, che quella sera avrà poco di santo, sicuramente. Esatto. Santi scapperanno. Comunque ci vedremo lì e ci sarà, pensate un po', quell'incapace di Ziggy. Capito? Verrà lì a dire quattro cose al microfono, probabilmente dirà cose fatte bene, a differenza mia che purtroppo non avrò modo di dire frasi a cazzo. Piangeva, voleva mezza mela. Esatto, così. Ma non prendiamoci chiacchiere, facciamo partire subito il sondaggio, vi facciamo sentire le due tracce che sono in gara. Mi raccomando, TikTok e Twitch, votate! Chisacho. Allora, attenzione, perché qui ho avuto una sorpresa, devo dire.
ho avuto una sorpresa per quanto riguarda Twitch, poi dopo andremo a vedere anche TikTok, ma ho avuto una sorpresa che non mi aspettavo onestamente. Non io mi sì, me l'aspettavo io. Tu sì? Sì, sì, sì. Perfetto, comunque lo diremo alla fine, grazie che ci avete sorpreso così, ma ringraziamo chi si sta abbonando anche, ringraziamo Marco Rox, ha rinnovato il suo abbonamento, il suo 25esimo mese, poi Salvi Joseph, il 24esimo mese, e ci scrive 2 anni, auguri, complimenti, buon compleanno, e poi Merete ha regalato 5 abbonamenti alla community. Don't.
sexy shot. Sei stata come un jackpot nelle slot. E dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cazzo. Una vita infallita, una storia infinita che poi è finita. Ho male alle dita, perché facci del male, una fede nuziale con il foro d'uscita. Per ogni tua amica si punta di mamma, ria qua sorgiva. Mani di fata, e ti è fiorata, ma sei sfiorita. Stasera, sotto il caldo di questa sirena, giuro che per te andrò anche in galera. A 300 l'ora che sbando, ti stavo proprio aspettando. L'amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un jackpot nelle slot. E dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio. Signorita, stai ballando sola. Cara vita, per la mia pistola non fidarti mai. Dici che sono un bugiardo, ma per te io non cambio. Disturbo. Disturbo. Allora, qui adesso c'è bisogno di fare un ulteriore sondaggio, ma questo resta tra di noi. Ecco, c'è il nostro amico Jolly Mask che si sta ribellando a una cosa che accade molto spesso e ha mandato un messaggio vocale per far sentire la sua voce, per portare avanti una protesta, e io già do ragione a lui. Cioè, ha ragione. Sentite questo messaggio e poi dite anche voi la vostra, se è giusto oppure no. Sentiamo. Ma che senso ha quelle che mettono le foto in spiaggia e non si vedono le minne? Cioè, sono foto inutili. Cancellatele. Grazie. Io mi dissocio in silenzio. Cioè, ah no, io gli do ragione. È giusto così. Cioè, come tu ti dissoci, no? Sì, non, sì. Non ho capito questa cosa. In silenzio. Perché di quella di cui hai mandato la foto, che cazzo di minne vuoi vedere? Vabbè, ok, va bene. Hai ragione. È meglio se si copre pure. Ok, non ma con le foto deve pubblicare. A casa testa. Va bene, allora, su quello hai ragione. Però sul contesto in generale, secondo me ha ragione lui. In generale sì. Allora dite voi cosa ne pensate. Minne sì o minne no? Questo è Alien Lab, solo minne all'aria. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, about now, about now, about now. Mazza che bomba! Ammazza che bomba! Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out.
où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Oh sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, qu'on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Ah ouais, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. D'un jour à l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur je sais tout, on aurait hérité. C'est ça, faut sauter de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché. Ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Sisca. Adesso Fabio, dov'è tuo papà? È arrivato il momento dell'ultimo sondaggio, quindi dell'ultima sfida. L'abbiamo tenuta per ultima perché è veramente difficile. E qui, cara federazione, sarete in estrema difficoltà. Che voi non sapete tra quali tracce vi abbiamo fatto scegliere. E ne dovrete scegliere solo una. Questa è difficile. Questa per voi è difficilissima, lo so, ma noi siamo cattivi. E allora, adesso facciamo partire il sondaggio. Davide inizierà a fare il suo mega mix. Pronti? 3, 2, 1, vai! Afferra la tua spada e falla roteare. Sì. Il grido di battaglia, adesso devi urlare. Già. Battendo forte i piedi, vibrando la tua mano. Sei pronta a cominciare la danza del sovrano. E vai! Come? Pari nude i tuoi occhi dipinti di blu. C'è la luce di un regno che non vive più. Pari lupo di vita nei giorni più neri. Nei tristi pensieri ci libererà. Allora, sai che faccio? Io vado a dare un'occhiata ai risultati parziali, ovviamente, che ancora stanno facendo il loro corso. E devo dire che se la stanno giocando in una maniera veramente proprio... si stanno scannando. Devo dire una cosa. Li vedo molto decisi nella decisione. Sì. Pensavo fossero più indecisi, più... Invece no, sono belli dritti. Comunque è molto difficile. Ovviamente il risultato di tutto ciò sarà la somma dei voti di Twitch e di TikTok. Quindi se magari su TikTok vince un brano, non è detto che la somma
derivante dal sondaggio di Twitch possa ribaltare o confermare il risultato. Tradotto per i comuni mortali che parlano ancora italiano nel 2024, a fine diretta o perlomeno nella prossima diretta verranno svelati i risultati ufficiali, perché i sondaggi di Twitch e TikTok si sommano, quindi non fate caso a quello che vince solo su Twitch o solo su TikTok, perché non è detto che sia quello il risultato. Scusa, io ho detto, io mi ero confuso appena ho sentito parlare. Adesso invece tu hai fatto meglio. Certo. Ok, va bene. Okay. Ora facciamo un sondaggio per capire chi è stato più chiaro tra bende. Secondo me non hanno capito ugualmente, quindi lascia stare. Se non capite neanche l'italiano, cioè. Va bene, andiamo avanti con Alien Lab. Siamo i donatori di TikTok. Maledetta Anthony, il gondoliere mascherato. Grazie a tutti.
Hit the floor all night long, after gonna take you home. Sentiamo un attimo cosa dicono qui i nostri amici. Allora, ci sono dei messaggi vocali e io li voglio ascoltare con voi in diretta, vediamo un po'. Questo è Massimo, vediamo cosa dice. Alien Cat, sovrani o no, ci si vede in giro, dai da tour. Bravissimo, poi? La giornata è stata dura? Non ci pensare, alza il volume e comincia a ballare. Tutto merito degli Alien Cat. E da quest'estate ancora una volta in tour. Dai cazzo. Sempre, sempre in tour. Federazione, che le legnate siano con voi, dai. Io lo candiderei come cardinale, non più come conte. Parroco. Parroco suona meglio. Della federazione. Ci manca un parroco. Parroco. Parroco nella federazione. Poi abbiamo. Guarda sto pezzo di merda. Si scanalza neanche così l'Italia. Oh! Jolly Mask, non puoi dire a Siska che non sa l'italiano. Da che bocca esce questa cosa proprio? Minchia. E comunque ha un Bolzano. Messaggio. Ha un messaggio vocale anche lui. Sentiamo. Vogliamo la prova che Fabio ha dato in palestra. Non questi video fatti dall'intelligenza artificiale. Sì. Le prove. Ok, va ok. Allora, volete la prova? Allora, decidete voi quando potete fare questa cosa. Avete 3 secondi per scrivere adesso o dopo. O subito. Conto fino a 3. Ok. 1. Vai. 2. 3. 3, subito. Ok. Adesso, subito. Perfetto. Va bene. Okay. Allora, Siska, facciamo vedere questa prova. Facciamo subito. Che il nostro caro Fabio ha mantenuto la parola per i 50 abbonamenti donati nella diretta scorsa. Lui si è sacrificato a provare la kickbox insieme a noi. Ancora non ci crediamo neanche noi. Qualcuno ha avuto dubbi qua sulla cosa? Non lo so, vabbè, oddio, date le premesse sì. Però vabbè, abbiamo dovuto documentare tutto per voi. Va bene, okay. Ecco a voi il video di Fabio. La giornata di un vero campione inizia da qui. Eccolo, pronto per una nuova sfida. Mi raccomando, iscrivetevi, non fate come me, ok? Guardate la camminata, già è entrato nel personaggio. Spalleggia un po' di più, vai, perfetto, così. Stai molle. Guarda Fabio. Ruota tutte le spalle. Guarda come ruota, guarda come ruota. Sì, guarda qui, sì. Vai con il mio. Oh, guarda come fa
stanno girando tutti uno. Sul porca ovviamente non era, era porca miseria, eh? No, non no, era, vabbè, sì. Non era, non era niente di che, ci mancherebbe. Io non ho capito una cosa però, sì. Che, perché è peggio che fare pianoforte, cioè tu a pianoforte che fai, picchi il maestro, cioè non ho capito. Allora devo dire questa cosa perché non l'ho raccontata, io col maestro la terza lezione ho avuto un piccolo diverbio. Okay. Le prese a calci, immagino. Capito? E allora, siccome, cioè io purtroppo, se uno a me mi dice di fare una cosa che non voglio fare, mi arrabbio. Okay? Quindi, siccome io credo che mi conosco e so come devo fare le cose, non è che arriva lui, anche se ha studiato 20 anni, capito, 30 anni il pianoforte, e mi dice quello che devo fare. Capito? Vabbè, comunque, però, sei un uomo ribelle. Però, ho mantenuto la promessa. Infatti, quindi, sì. Ok. Adesso per correttezza, almeno questo, sì. Dato l'enorme impegno, perché fidatevi che ci ho messo tutto il mio cuore per voi, possiamo garantire che è vero quello che sta dicendo. Cioè mi sono alzata la mattina alle 8, ecco. Signori, nemmeno vado a lavorare, faccio una cosa, cioè, del genere. Aveva la sigla già mentre scendeva dalle scale, c'era pa 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 pa. Esatto. Allora io gradirei, anche no, non fa niente se in questa o nelle prossime, almeno altri 50 abbonamenti. E la chiudo qua, signore. Pretende pure adesso. Signori, ho fatto un'ora e mezza di palestra. Ripeto, un'ora e mezza. Un'ora e mezza di cui abbiamo riassunto tutto in 3 minuti. Esatto. Comunque mi sono piaciuti alcuni commenti, sono veramente, sì, da incorniciare. Ho letto, tipo, belli. Mena, porco. Poi belli. Ho letto anche Raff che dice che hai dei bei piedi, vuoi ciucciare i piedi per caso? Per no, quello c'è OnlyFans. No. Esatto. Oh. Non abbiamo pregiudizi. Puoi fare quello che vuoi. 100 abbonamenti, apriamo l'OnlyFans per Fabio. Okay. Oh, ma poi un altro, mi è arrivato un cazzotto in soggiorno. È stato epico. Mi è piaciuto. bravi. Comunque, okay. C'erano dei sottotitoli che visti a rallentatore magari meritano più attenzione, tipo ce l'hai lungo fino in bagno. Vabbè, insomma, andatelo a rivedere poi su YouTube se avete pazienza. E niente, abbiamo dimostrato il sacrificio e l'impegno del nostro Fabio. Noi continuiamo con Alie Lab. Toccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro, attaccata una targa, dammi una special, l'estate che avanza, dammi una veste tipo
sguardo e mi canta. Quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una vespa speciale che ti toglie i problemi. Ho una vespa domenicheggia e una vespa mi porterà. Pigi! Esco di fretta dalla mia stanza a marce in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa, ma fammi fare un giro prima sulla mia Vespa. Dammi una speciale estate che avanza, dammi una veste e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa speciale che ti toglie i problemi. Di servizio, la Vespa degli Alien Cat è alimentata a cassa e Agon, praticamente è una bomba. Alla parte Lucas. Alien Land. Freestyle. Guarda ma da bon. Straight from the top of my dome. Pedala fortissimo. Federazione, quando arriva la cassa, solo fiamme in chat. Pronti? Fabio in palestra, non ci rientra, ma c'è andato, è l'inizio. Già. Messaggio di servizio, la Vespa degli Alien Cat è alimentata a cassa e Avion, praticamente è una bomba. Ecco, volevo farlo risentire perché ha proprio ragione. Andiamo! Like
Allora, devo anche dire che TikTok ha un po' rotto i coglioni. Cioè, addirittura anche l'algoritmo di TikTok ha paura della cassa in faccia. Infatti, appena spingi un po' di più, arriva subito la notifica: la tua live non è idonea per essere consigliata né per te, ma vattene a vaffanculo. Niente, era uno sfogo... Così, dovevo dirlo, l'ho detto, adesso mi sento più leggero. Amici di TikTok, se non volete problemi, passate su Twitch che è più meglio. C'è la federazione, ci sono tanti amici, volano abbonamenti e anche tracce a fine mese. Detto questo, adesso diciamo che qualcuno vorrebbe anche sapere il risultato del sondaggio. Però non sappiamo se è una cosa da fare adesso o nella prossima. Tu che dici, Siska? È una cosa da fare adesso, le cose vanno fatte subito, vanno messe in chiaro, non si lascia niente così al caso. Giusto, Fabio? Ciò? Quello che volete fare, facite. Decidete voi, io ormai sono un umile servitore dello Stato. Allora, ribadisco solo una cosa. Sì. Vi faccio un esempio pratico per chi ancora non parlasse né italiano né il fabiese. Ok? Se prima ha vinto, per esempio, Marilu su Twitch, su TikTok ha vinto la danza del sovrano, per esempio, i voti si sommano e quindi si va poi a capire chi ha vinto tra le due questo benedetto sondaggio. Sono stato chiaro? Ripetiamo che poi queste tracce che vinceranno saranno suonate sicuramente nell'ultima diretta di questa stagione, che sarà a fine giugno. Ok? Vai, Siska, vai, fai vedere un po' il risultato. No. Lo fa lui. Ah, lo fa signorino. Lui. Vai, signorino, dai, signorino. Forse non vi è chiaro il concetto, amici della federazione, che il mio ruolo ormai qui è marginale, l'1%, ovvero dire cose che già sono programmate. Il resto ormai non so manco più spiegare in italiano, quindi. Vabbè, però sei andato in palestra, quindi va bene così. Tu diciamo. Lo spieghi in fabiese, io lo spiego in italiano. Fai bene. Allora, in pratica, che è successo in questi sondaggi Sam qui che sono... Non vuole più piangiare! Ah, Gesù bambino. Ah, fa parlare sì o no? Oh. Cosa hai detto, Fabio? C'è stata un'interferenza, ci scusiamo con tutti gli ascoltatori. Con Radio Vaticano c'è stato un attimo di... Vabbè, tanto ormai su TikTok ci hanno segnalato, quindi vabbè. Ormai. Vabbè. Allora, in pratica, la sfida ha portato questi risultati. La prima è che ha vinto Daddy Cool, ok? Tra la prima sfida. La prima sfida era Oney e Daddy Cool, quindi ha vinto... Daddy Cool. Esatto. Ok. La seconda sfida era X-Files e che sarà? Ok. Chi ha vinto? E dimmelo domanda tu. Così. Medina, che sarà? Il terzo sondaggio era tra Marilu e il disco del sovrano, quindi ecco. Chi ha vinto? Allora, qui c'è da mettere un puntino, così, perché su Twitch ha vinto il disco del sovrano. Ah. E su TikTok ha vinto Marilu. Però, sommando le due cose, il risultato si è ribaltato, ok? E ha vinto Marilu. È andato così. Lui non aspettava altro che anche adesso questa cosa per dire la battuta. L'unica gioia ormai è rimasta. Quindi adesso, ricapitolando, nell'ultima diretta sicuramente saranno suonate Daddy Cool, che sarà, e Marilu. Esatto. Correggetemi se sbadiglio. Sbadiglio. No, giusto. Ok. Sì. A posto così, signori, siamo arrivati alla fine di questa super
diretta super spinta, super pompata di Alien Lab. Noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito, soprattutto per esservi abbonati, per aver donato, per aver condiviso, perché è importante. Combattiamo l'algoritmo. No all'algoritmo, perché sennò c'è, cioè, uno qua fa cose e poi viene sabotato da un algoritmo di merda. E non guidate se bevete l'algoritmo. Esatto, è molto pericoloso. Fate, esatto, un algoritmo test. Signori, buonanotte, ci sentiamo giovedì. E ciao!